Il mondo del giornalismo cambia volto, si apre ai nuovi media e alle tecnologie digitali. Le persone, soprattutto i giovani, stanno imparando a comunicare, informarsi e condividere cultura tramite internet. Facebook, Twitter, YouTube e testate giornalistiche online sembrano rappresentare i nuovi capisaldi dell'informazione. No, io informo praticamente solo su internet, non compro mai il giornale. Internet, ma non necessariamente su Facebook. Su internet sicuramente, però su giornali, comunque si ascolta i giornali online. Online pure io. Necessari dunque cambiamenti di tipo strutturale, notizie più brevi, videoservizi ed immagini. Il tessuto connettivo rimarrà il testo, ma il giornale online in questo modo diventa capace di inglobare in sé pertinenze sia televisive che radiofoniche. Come evolve quindi il lavoro del giornalista nell'era dei network digitali? I nuovi mezzi di informazione hanno radicalmente cambiato le cose. Una volta si diceva una notizia è una buona notizia quanto è tempestiva, cioè il tempo in cui il fatto avveniva, il momento in cui veniva trasmesso era molto ristretto. Ora per un giornalista la tempestività è un rischio che corre sempre, perché un giornale, una radio, una televisione arriverà sempre in ritardo rispetto a internet. Quindi c'è questa, anche questa concorrenza dei classici mezzi di informazione rispetto a questo nuovo strumento che è internet, al punto che i giornali, le radio, le televisioni si stanno attrezzando per avere anche loro un canale internet. Che tipo di competenze dovrà avere un professionista per fare bene il proprio lavoro in una realtà in cui non possiede più il monopolio delle informazioni? Una volta c'era il giornalista che scriveva sui giornali, no? Poi c'era quello che faceva la radio e c'era quello che faceva la televisione. Adesso la nuova figura professionale del giornalista è una figura che richiede entrambe queste caratteristiche: capacità di scrivere, capacità di sonorizzare il testo e capacità di fare le riprese televisive e di editare, cioè di montare anche l'immagine. Quindi è una professione a 360 gradi che richiede tante specializzazioni che prima erano tipiche di differenti mestieri, cioè c'era il fonico, c'era l'operatore, c'era il montatore. Adesso il nuovo giornalista deve sapere fare lui tutto quanto. Con l'avvento di notizie facili ed immediate tramite social network, si rischia di cadere nel cosiddetto qualunquismo mediatico? No, qualunquismo mediatico no, è certamente oggi, siccome la notizia viene trasmessa non dal giornalista professionista, che si ritiene l'uomo capace tecnicamente anche e anche eticamente preparato a fare questo mestiere, beh, può darsi che una notizia diffusa da uno qualunque, diciamo, no? possa essere una notizia non controllata, insomma. E quindi effettivamente il giornalista che si serve di questa nuova fonte di informazione che è internet deve saper valutare, saper scegliere se una notizia è corretta oppure no. Si tratta di una ventata di innovazione tecnologica. Chissà se essa porterà vantaggi o svantaggi nel mondo dell'editoria. Molti sostengono che i giornalisti tradizionali siano in via di estinzione, poiché il lettore ha i mezzi per fruire da solo delle informazioni. D'altro canto, ciò potrà finalmente liberare questa professione dalle rigidità commerciali ed editoriali degli ultimi decenni. Conseguenti anche cambiamenti in ambito socioculturale, grazie alla partecipazione attiva dei giovani nel fare informazione. Sono loro, infatti, i nuovi pionieri del giornalismo che operano in un settore avanguardista come il web. Ma sicuramente adesso è più facile reperire le notizie e anche diffonderle, e il fine ultimo del giornalista, appunto, è quello di diffondere l'informazione. Questa rivoluzione nei format giornalistici ad opera di internet però non convince molti adulti che continuano a fidarsi di più dei professionisti di vecchio stampo. Il futuro dell'informazione digitale incombe inesorabilmente, la rete si trasforma in un mondo naturale. Possiamo in questo modo diventare tutti dei giornalisti?